Mentre tu riprendi fiato, io sì. ti avverto che sono cosa? 559 giorni senza Berlusconi al governo. Ma come fai a contarli? Questo io mi chiedo tutti i giorni. Beh, sai, 557, sì, 558, no, certo, ma magari ti dimentichi tra un giorno e l'altro. No, no, e mancano 24 giorni alla sentenza del processo Ruby. Sì, ma non è detto che si faccia, poi sto countdown mette angoscia. Ma oggi chi c'è? Chi dimmi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Dimmi chi c'è? C'è la mia persona che si occupa di politica, virgola, preferita. Mara Carfagna con noi! Vedo che ha una piacevole ossessione per me, ma mi fa piacere. Ma no, signora Mara, è l'anziano che ogni giorno mi dice che viene... Ma non è vero, cioè, ma tu, sì. tu hai una ossessione Uffa, che non è neanche... Ma... Per... Guarda che la Carfagna interessa. Lo dice così, ma non è... lei non è contenta. Ma non mi interessa, ma chi c'è? Dai, chi c'è oggi? Chi c'è? Chi Te lo c'è? Presento chi io? C'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Ecco a voi! La Z che vuol dire Zoro. 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 Il segno suo è la Z. Zoro. Più grande blogger italiano, conduttore di Gazebo, signor Zoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, bella sta sigletta. Belle Berni, è complessino, insomma, bella. Originale tra l'altro. No, no, guarda, veramente, guarda, Dio le fa e poi le accoppia, per sì, dire. Sì, ecco. Zoro, ma perché ti chiami Zoro? Capiamo ecco, subito. Bravo, perché... bella domanda. Te l'ha fatta mai nessuno? No, figurati. Queste sono domande nuove. È che non ho una risposta diversa, è sempre la stessa. No, niente, perché da piccolo, chiamandomi Diego, al tempo ancora Maradona non era in voga. Certo. E andavo cercando dei riferimenti e l'unico che c'era era Zorro. Sì. A Roma. No, sai che non ho capito perché chiamandoti Diego, perché Zorro si chiamava Don Diego della Vega, allora Don uno Diego. Va cercando chi si chiama come certo. lui, no? Da piccolo. Anche della Valle non c'era al tempo. No, Diego della Valle. Se ti chiamavi Vale. Sì. Capito, cioè ognuno e quindi mi chiamavo Zorro. Giulio Andreotti, Diego mi chiamavo, e quindi Zorro. E quindi Zorro, a Roma si tolgono le R per pigrizia e per uso allora, e costume. Perché no, una se questo però è un'idea, potevo chiamarmi come Zoro. Guerra, bra, guerra, terra, così. No, non come cugino, no, cugino. No. E quindi Zoro, che a Roma, come tu sai, insomma, ha anche una valenza sua, Zoro, così, che comunque... Zoro vuol dire un po'... Un po' coatto, così, ma al di là di quello che voleva, insomma, poi non è che ci ho fatto sto non studio di marketing sopra, insomma... È venuta, no? Al tempo andavano i nickname, i soprannomi. Ma tu sei coatto? Ma a volte uno lo diventa, ma non mi ci definisco. E Boro? Ma perché rispetto... Perché rispetto l'essere coatto, certo. Non perché... Ma e invece Boro? Boro già è una cosa vostra. No, è di, vostra di chi? Vostra tipo del nord. Ah, certo. Cioè, però Boro Zoro poteva... No. Sì, no. Vabbè, se vuoi fare la rima, anche Coro, Doro, ma non ha... Ma ti vestivi da Zorro? Ma a carnevale, sì, certo, chiaro. A carnevale. Da Zorro? Da Zorro. Facevi la Z con la D'Artagnan non mi piaceva. No, ecco, anche perché c'è Diego D'Artagnan. Capito, cioè D'Artagnan era il mio amico. Poi c'è anche un cantante, no? Renato Zoro. Ma no, non è quello, non c'è. Guarda, i giochi con la parola Zoro e Zero l'ho fatti tutti. Mi mancano Zoro follia e Zoro fobia e Zorolandia anche così parlò Zarathustra Zoroastri Tolleranza Zoro Tolleranza Zoro ci ha fatto un problema certo Zoro... No, ce ne dici uno e non ancora abusato Zoro a Zoro che ne so Zoro 007 quello è bello è vero Zoro 007 sì, mi hanno fatto fare pure Anno Zoro. Cioè mi hanno fatto fare nel senso che io avrei evitato ma poi alla fine Anche, però sei Zoro, cioè la storia migliore per il tennis. C'è lo Zorinol per in supposte. Sì, ti ringrazio. Non ci avevo pensato, però potrebbe tornare utile per a seconda dire, delle certo, situazioni. Sì. Due a Zoro. Sì, vogliamo andare... No, c'è 1-0 ecco, la finale di Coppa Italia. Non sapevo che fine. Quanto ci abbiamo messo? No, dunque, 120 secondi più o meno. Vi facevo più... No, perché ricordiamo, il signor Zoro è tifoso della Roma. Sì. Sono disgrazie che capitano. Cosa volete sapere? Che... No. Certo, e sono ancora vivo, ci tengo a dire questa No, ma noi cosa. Non vogliamo parlare della Roma. Vogliamo Figurati. Capire lei, signor Pensa Zoro, io. Che cos'è? Un comico, un giornalista, un videogiornalista, un conduttore, un blogger, un videomaker? Basta. No, non, nulla di tutto ciò. Che ne so, blogger è figo perché... Che una volta comprendeva tutto, dopodiché per fare il blog uno dovrebbe scrivere sul blog, cosa che io colpevolmente non faccio più da troppo tempo. Quindi non sei più blogger? Non lo so. Un ex blogger? Potenzialmente lo sono, però ecco, giornalista, per essere giornalista bisogna essere proprio... Ma no? Blogger no, perché... Far parte della casta. Però scusami Zoro, una volta blogger, sempre, sempre blogger. Sempre blogger, certo. Però è blogger pure Micciché, pure Mastella, chiunque ha un blog. Cioè quindi tu quando hai scoperto che Micciché è blogger... No, nel senso che di per sé non vuol dire niente. Allora, un collega di Micciché possiamo definire. Ma figurati. No. Ma sì, un collega di Mastella. Certo. Per sapere. Chiunque, Aldo Grasso dice che lei è un videomaker da strada, signor Zoro. Ecco.
Sì, se vuol dire stare con la telecamera in strada, confermo. Non sì, credo però... che volesse dire proprio questo. No, ma penso che sia una cosa positiva. Positiva. Tu dici che è positivo, Aldo Grasso? Non lo so, a me piace, videomaker da strada piace, poi sì. Non so come la intendesse lui. Ma da strada forse un po'... Ma da strada, perché massimo rispetto. No, no, perché, non perché fare... magari potete dire un videomaker dei noantri, no? Ma bisogna vedere chi so voantri, ci sa che chi so i noantri, cioè non ho nulla contro. Ma la strada è figa, contro dai, gli su. Antri, sì. Non c'hai nulla. La strada... Ma ti piace Grasso? Quando scrive bene cioè, sugli altri. Ma non lo so, mi piace Grasso, non è che sono studioso di Grasso, no. Insomma, non è che lo leggo tutti i giorni. Sì, ma preferisci Aldo Grasso o Pietro Grasso? Ma che domanda è questa? Ma no, dipende dai momenti, dai, su. Devo dire Pietro Grasso per forza rispetto delle istituzioni, su. Certo. Cioè, anche tu lo rispetti, no? Io certo rispetto le istituzioni. Le rispetti ma... tutte, Boh, dimmene qualcuna, non lo... mi sembra di sì, però sicuramente ci saranno delle mancanze. Ma vero... sei comunista, scusa, dai. Vabbè, ho capito, ma se non ci pensiamo noi in questo momento, a parte il comunista sono parole grosse, sì, comunque no. Sia, insomma, oramai, ma non insomma... è comunista, signor Zoro. Ma sicuramente non c'è più, ce lo sono stato sicuramente, ho fatto in tempo a votare PC, a stare nella FIGC. Quanti anni ha, signor Zoro? 43. 43? Ma sai che sembrava di meno? Detto, lo so, sì. Ma tecnicamente... Sì, ma anche quello è come una volta blogger, blogger per sempre, no? una volta comunista. Una volta comunista. Però si può cambiare. Sì, certo, ci mancherebbe. Poi questi tempi. C'è qualcuno che ha cambiato, sì. Chi è che ha cambiato? Chi è che non ha cambiato? Infatti, sì. Sì. No, voi siete comunisti? Che... No, no. Beh, però D'Alema era comunista e è rimasto comunista. Ma sì, ma poi ognuno ha la sua accezione di essere di comunismo, no? Cioè... cosa vuol dire essere comunista, secondo te, Zoro? Ma avere, ultimamente, dico proprio una banale, avere a cuore il bene comune, no? Dico proprio quelle più attuali. Sì, il ecco. Bene comune. Il bene comune, sì. Italia bene comune, no? Ecco, ho detto una cosa sfigata, cioè, infatti sì. Apposta. Questa è Radio 2, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che ha a cuore il bene comune. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. E caro il mio anziano Claudio Sabelli Fioretti, oggi con noi c'è Zoro. Zeta che vuol dire Zoro. Il più grande blogger italiano, ex blogger con italiano. Dei problemi di capelli di sinistra. Senti, ma quando eri bambino ti chiamavi Bianchi, cioè, proprio un una cognome cosa da barzelletta, una disgrazia, come Pierino praticamente. Ecco, ti prendevano in giro per no, questo nome? No, non esageriamo, diciamo che era abbastanza banale, ma non a sto punto, insomma. Ma tu eri uno... Io ero uno che andava su elenco del telefono a cercare i cognomi da prendere in giro, tipo Ficazzaro mi faceva molto ridere. Ficazzaro gli hai fatto anche qualche telefonata? Ma cioè, avrei sempre voluto conoscere un Ficazzaro. Li chiamava al telefono? No, a volte ho fatto queste cose, però Bianchi non... Signor Ficazzaro, com'era lo scherzo? Bianchi, no, è così. Facevi gli scherzi telefonici? Ho fatti, ma non mi chiede che ho fatto perché non mi ricordo. Però c'è stato un periodo che mi divertiva molto avere qualcuno che li facesse per me. Io magari in prima battuta proprio l'autore in gruppo, sì, bravo. Beh, Bianchi è bello, pronto, è casa Bianchi, sì, c'è Rossi. Questa è bella, che risate, che risate. No, infatti Bianchi non se ne stava tanto. O Neri anche. Ma al tempo non era contemplata a sti punti. Senta, Bianchi. Ma lei voleva fare il calciatore da piccolo? Beh, certo, chi non? Tu beh, no, io volevo fare basket. Sabelli, tu sì? Beh, Sabelli. Il calciatore? Ma io sono stato in nazionale. Allora, io sì, volevo fare il calciatore, è chiaro. Ho fatto il calciatore per 20 anni sui campi di Pozzolana di tutta Roma e provincia. Ma non è che giocavi, sai come si dice, con la palla dei stracci, queste cose così? Non, ma all'inizio io non ho fatto la scuola calcio, di questo ne vado molto orgoglioso, nel senso che giocavo per strada, pure qua torniamo con la retorica della strada, ma è vera. Ma l'ha scritto dopodiché sono andato a giocare, ho giocato nella polisportiva De Rossi, Colli Albani, De Rossi. Per anni, non ci sono non riferimenti al calciatore, cioè. Poi con l'Appio Quadraro, con l'Appio Latino, cose così, insomma. Tu eri cose povero serie. O ricco? In che senso? Che ne so, coi soldi o senza soldi? No, nulla, famiglia normale. Normale. Niente che di normale. Normale, che né ricco né povero. Come si dice, ceto medio, quello ceto, che si ceto medio, ecco, sì. Però, no? Parliamo delle cose importanti. Signor Zoro, vuole più bene al PD o alla Roma? Beh, direi alla Roma. Beh, senza proprio problemi. Dovendo lasciarne uno? Sì. PD? Ma PD? No. Potrei anche averlo già fatto, magari tu non lo sai, ma insomma... Diciamo, non ha votato PD? Ma no, nel senso che quelle sono cose che uno sta là, ogni giorno si chiede, lo fai, non lo fai... Ha votato Sell? Ma insomma, stai lì, sei sospeso fra quelle cose lì, non è che poi... Ha fatto quindi il voto disgiunto? No, no, non ho mai disgiunto nulla. E chi ha votato a Roma? Perché Medici? Se Marino vince, la prima volta che vinco sia le primarie che le elezioni. Ha votato Marino alle primarie, Marino al primo turno, Marino al secondo turno? Quello c'è. Ancora votato c'era sì, no, secondo turno ancora Marra ancora manca votare. No, lì non mi spinga tanto. Da quel punto di vista sono banale, insomma, però sarebbe appunto una prima volta votare, no, Marino. Ma cioè, vincere alle primarie pure dopo. È la prima volta che vinceresti?
Beh, no, qualche volta è capitato, potrei dire. Beh, che nessuno si ricorda che Zingaretti ha appena vinto, cioè, per esempio, sì, sì. Beh, ma Rutelli l'avrà votato. Rutelli l'ho votato, questo lo dico sempre. Quando mi dicono, no, ma tu voteresti questo, Io dico che Rutelli in vita mia l'ho votato 6 o 7 volte, credo, nonostante non sia le elezioni, no? Sì, no. Nella serie Facciamoci del male. Ho capito, però l'alternativa era Offini o Berlusconi, tu che facevi? Certo. Senta, ma ci tengo a dire, Rutelli è pure laziale, cioè, voglio dire, quindi, cioè, ecco. Alemanno sindaco, ce le darebbe più dolore della Coppa Italia alla Lazio? Ma Alemanno no, perché Alemanno sindaco intanto ce l'ho già al momento. Ma Alemanno bis. No, no, assolutamente no, perché oramai ci si abitua un po' a tutto, mi sono anche abituato al fatto che la Lazio abbia vinto la Coppa Italia, figurati. Ma non mi sembra che ti sia già abituato, No, tranquillo, guarda. Si sente, sì. Ma anche Alemanno, ma quello che si sente è Alemanno, è il primo mandato di Alemanno ancora. Sì. Cioè, tu che vieni dalla rete. Sì. Nel senso di web. Sì. Dimmi, sei un blog. Non sì, quella sì. di Orlando, no? Sì, non sì, quella lì. È vero no. che Rodotà è un ottuagenario miracolato dalla rete, come dice Grillo? Ma sì, nel senso, se la rete è Grillo, se lui si sente rete, forse sì. Ma insomma, la vicenda Grillo-Rodotà è una cosa incredibile, veramente, che non ci si crede. Ma che è successo? Cioè, l'autodistruzione che sta portando avanti Grillo in questi giorni ha delle cose, è più veloce di quella del PD nei giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica. È una cosa veramente incredibile. Tafazziana? Ma boh, pure Tafazzi non era l'autolesionismo di Tafazzi aveva comunque dei limiti, si proteggeva, come dire, no? È vero, si proteggeva, sì. Grillo non si protegge. Qua mi sembra che si vada avanti senza protezione. No, veramente, quella è una cosa incomprensibile, al di là di tutto, cioè non è un giudizio lo Movimento 5 Stelle. Cosa è successo? Non lo so, ha rosicato. Oggi ha rosicato di brutto. Sì, sì, no, ho letto una cosa bella, ho letto tipo sembra che il derby ha perso Grillo, sembra. Questo, ma lui è un blogger, Grillo? Beh, è il blogger più famoso non solo d'Italia, ma di parte del mondo. Quindi blogger siete lei, signor Zoro, Grillo, Micichè e Mastella. I blogger sono più dei giornalisti. Quindi... Chi è un altro blogger famoso come Micichè, lei e Grillo? Dico? Ma blogger lo sono stati. Anche, che non so, adesso Cooperlo aveva un blog. Cooperlo ha avuto un blog. Non so se Cooperlo, cioè, non è famosissimo come blogger. No, però è un candidato alla sede del partito. Volevo introdurre un argomento nuovo. Ecco, certo. Chi voti? Chi vota? Ma che voto? Perché faccio il delegato. Chi vorrebbe avere il blog Cooperlo e Pipani? No, dico Cooperlo perché l'ha candidato l'altro ieri, mi pare, da Lema, quindi Chiamparino, ufficialmente comincia la corsa alla... Epifani. Beh, guarda, se ti devo dire che qualcosa di qualcuno di questi nomi mi fomenta, non ti entusiasma. Ma però faccio pure fatica a entusiasmarmi, questo vuol dire che uno ti invecchia. Ecco. Senti, ma ormai io capisco che tu hai metabolizzato, no? Hai detto che non sei triste per la Lazio. Ci stai tornando, dai, vieni. Facci vedere che sei un vero uomo. Sì. Di Forza Lazio. Ma mai nella vita, perché? Per quale motivo? No, cioè, ho perso il derby e devo dire pure Forza. Non mi pare il caso. No. Dimostra tu di essere un signore, invece. No, questo è un bullismo assolutamente inutile che non ti fa onore. Sì. Tu dici che è bullismo, Sì, un pochino. Beh, sì, abbastanza. Chi preferisce tra Allegri e Renzi? Fra Allegri e Renzi. Sì, uno è il prossimo allenatore della sua squadra e l'altro è il prossimo candidato. Tutto da verificare, ma forse diciamo che ripongo più speranze stava dicendo Renzi. No. All'ultimo ha vinto non lo so, di Renzi un po' si sa, di Allegri so più di Renzi, come dire, ho più elementi su Renzi che su Allegri, ecco, diciamo. Perché così c'è tutta questa cordata Verdone, Fuxas, che vogliono Panucci allenatore della Roma? Perché una cordata Verdone, Fuxas, che è una roba spaventosa per Panucci, e dicono che Allegri è un fighetto. E Panucci invece no. No, non lo so, questo deve chiedere la Verdone Fuxas. Ma Allegri è di Livorno, dai, su, se uno vuole trovare, no? Che vuol dire? Che ne so, che Livorno, tornando ai discorsi di prima, che ne so, uno si attacca a tutto. Sembrava che fosse comunista. No, comunque di Allegri ammetto che non so praticamente nulla, quindi cioè è stata l'Andrea del no, che ne so. Vabbè, ma insomma Allegri o Panucci? Ti piace Allegri? Ma che lo sa, non sa neanche chi è l'anziano Sabelli Allegri. Ma Allegri. Lo sa, ma sa tutto, figurati. Ma sì, Allegri, sì. Cioè, ma Panucci fa allenatore, da quando faceva commentatore sportivo? Vabbè, ma può cambiare. Vabbè, ho capito, però insomma almeno... Senta, lei viene dalla rete, parliamo di cose tecnologiche. Che telefonino ha, signor Zoro? Devo dire che telefonino... Non il numero, dico... Ho un iPhone. Un iPhone 5, 4... Un iPhone 5 da poco. Ho speso i soldi dopo che avevo un iPhone 3. Sono passato dal 3 al 5. Ah, il 4? Il 4 l'ho bypassato. Era fortissimo. Lo so, infatti ho fatto, me lo dicono tutti. Sei un PCista o un macista? Macista da un po' di anni. E ogni tanto, però, quando si rompe il Mac, si rompe il Mac. Sì. Quando si rompe, si rompe. Senta, se rompe, si rompe, che vuol dire? Che poi veramente sì, lo cambi, però insomma è più. Ma perché più... sei un macista? Ma non lo so, a un certo momento è una suggestione estetica, anche sì, lo ammetto, e poi dettata anche dal fatto, sai, uno fa i video, fa molti video, e tutti dicono, per fare i video serve il Mac, che poi non è vero, lo so, però poi... Lei poi dicono anche che il Mac non c'ha i virus, non è vero.
Beh, questo devo dire che forse è vero, ma non per fare lo spot alla Apple, no. Mi è capitato molto meno. Ma la domanda è perché uno compra un computer che costa il doppio e vale lo stesso del PC? Perché è bello. Perché, allora, questa, non, certo non per i virus, sicuramente perché è figo, fa tendenza, sì, cose così, dai. Senta, questo. Ora, me lo devi fare la domanda nel momento in cui l'ho comprato, certo, non mi ricordo adesso più. Adesso già però, non te ne frega più niente. No, adesso mi sembra normale usare il Mac, ecco, come prima, una volta blog, una volta comunista, una volta c'è il Mac, è difficile che torni al Windows, al PC. Tu fai tendenza? La io tendenza faccio tendenza? Zero. Che tendenza faccio? E che ne so io? Fa gazebo, non è tendenza. Uno che fa tendenza certo non lo dice. Ecco, questo vabbè, però sicuro. Se uno glielo chiede per educazione. Eh sì, io faccio tendenza, Sabelli. Che tendenza faccio? Non so, dimmelo te. Tu hai detto prima che io sono il tuo coso preferito, dimmelo tu. Avrai più elementi di me. Se fai tendenza, fai conto, no? Sì. Che scarpe hai? Che scarpe ho? Del New Balance. New Balance. Sì, ma guarda lo stato però, cioè, un po' consumate. Cioè, ecco, ma fa tendenza le New Balance. Le New Balance consumate potrebbero essere. Ecco, questo, se tu fai tendenza, domani tutti, chissà quanta gente le compra, già consumate. Già consumate, sì, queste devi pure trovare oramai. Questo è vero. Senta, ma lei che sa tutto del PD e della roba, per chi vota Totti? Beh, Totti fu attaccato frontalmente da Berlusconi ai tempi della campagna del 2008, no? Che aveva detto che avrebbe votato Rutelli. Quindi, lo ricordate? Ma si sa se ha votato Marino, Totti. No, questo penso non sia andato neanche a votare. E De Rossi? De Rossi, volete farmi dire che è di destra De Rossi? No, che è una domanda. No, perché c'è questa. Perché gli vuoi far dire che De Rossi è di destra? Ma non c'ho neanche le scarpe consumate, figurati se gli voglio far dire De Rossi. Non so cosa vota, so che di certo non è come Totti. A parte non è come Totti, non è di Forza Nuova come su un articolo di Repubblica scritto anni e anni fa, c'era un articolo su Repubblica che diceva tutti i calciatori erano di destra. No, ma no? Infatti, ma quindi sicuramente non vota Marino De Rossi. No, questo non lo escludo. No, io invece in un video tra Bersani e Renzi lui disse che avrebbe votato Bersani. Ecco, ti do questa. Ma chi è che vota Marino tra i calciatori secondo te? Tra i calciatori? Marino. Tra i calciatori, chi può votare la Mela? Chi può votare Marino? No. Ma dovrei trovare un italiano prima, faccio fatica. Della Roma un italiano ce l'abbiamo, che so. C'è Brad, no? Chi viene mette... No, ci sono. Per rotta. E secondo lei destro vota a sinistra? Sinistra, o a destra? Bella, questa non è male. Ti ringrazio per questa domanda. Guarda che lui le pensa alla notte. Questa è Radio 2, questo è Il Giorno da Pecora, l'unica trasmissione di destro. Ecco. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. E caro il mio anziano Claudio Sabelli Fioretti. Oggi con noi c'è Zoro. Ma Z che vuol dire Zoro? Il più grande blogger italiano di tutti i tempi. Potete vedere già la foto di Zoro sulla nostra pagina di Facebook, che non è un blog, è una pagina di Facebook così. Ma qualunque, infatti, insomma, ancora col blog. Sì. Non ti buttare giù, dai. Beh, ma insomma una paginetta rispetto no. Lei quanti fan ha su Facebook, signor Zoro? Quanti fan su Facebook? Sì. Quanti 2 milioni, un milione e mezzo, 3 milioni su Twitter, quanti Twitter 87 mila, una cosa così. E noi quanti? Ah, noi poi 25 mila, roba. Non facciamo tendenza. Quanti ne hai? Che scarpe hai tu, Giorgio? No, io adesso mi sono comprato delle scarpe adesso un po' consumate, ma non. No, niente. No, sempre, però più che blog, lui ormai è un personaggio televisivo. Insomma, Gazebo è una trasmissione cult, come si dice, no? Gazebo è stata una cosa figa, sì. A me, cioè, non so se è culto o meno, però. È però figa. È stata fica con la C. Figa. Perché... No, ma a Milano è figa. Lo so, capito. Sì, perché a fuori da Roma, detto così, fa molto più impressione. Lo dico... Lo so, vabbè, ho capito, però mi avete chiesto. No, ma chiedete... che ti piace in televisione, Zoro? Ma non lo so, io la televisione la faccio, non la vedo. È bella questa. Ma ridici un'altra volta. La televisione la faccio. Ma che cosa guarda? Le Iene, no, notizia. Mi guardo per esempio in questo periodo Iannacone. Per dire. I dieci comandamenti. Rai 3. È bello, molto bello, molto ben fatto, lui è bravo. E così, adesso è la prima cosa che mi è venuta in mente. Certo. Ma poi guardo sempre quella roba per Fulminati, di politica, insomma roba che spesso è anche noiosa. Ballarò, vita, sì. Che ne so, ditemene altre. L'Annunziata, vede. Agora, se mi capita, sì. Quinta Colonna. Mi devo ricordare, no, Quinta Colonna no. Quinta Colonna l'ho vista sotto casa mia, che intervistava un negoziante sotto casa mia, proprio le telecamere di Quinta Colonna, veramente. Perché la cercavano, i vicini di casa di Zoro. Non cercavano me, cercavano lei, mi è capitata proprio la telecamera sotto casa. Antonio Ingroia, lei cosa guarda in televisione? Ma la televisione vedo poca, francamente. Poca. Il problema si risolve. In radice. Senta, signor Ingroia, dov'è? Ad Aosta? No, un po' più al caldo. Da caldo... A Genova? No, sarà dove? Più giù, in Sicilia? Non
un'altra parte del mondo. Dov'è Sherry Gray? Ah, è tornato in Guatemala. È un po' più giù. Ma cos'è un po' più giù, un po' più su? Fermiamoci qui. Signor Zoro, è in Brasile. Oh, in Brasile. Sono in Brasile per una conferenza internazionale. Sì, dicono tutti così quelli che vanno a fare il bagnetto a Copacabana. Bagnetto, sono... a Brasilia e fuori piove, quindi a Brasilia che disastro. Vabbè, anche in Italia piove, c'è la tipica sfiga dei sostituti procuratori. Vabbè, almeno ieri faceva sole, oggi piove. Ma scusi, lei è sostituto procuratore di Aosta, ma non ha accettato e si è messo subito in ferie, quindi è andato in ferie in Brasile? No, io sono messo in ferie non per venire in Brasile 5 giorni per una conferenza internazionale. E, ferie... e dove va in ferie poi? Perché è in ferie. In ferie, nel senso che non ho preso possesso dell'ufficio, in realtà non è che sono in vacanza. Sì. Attendo la decisione del TAR. Sì, però uno o lavora o in ferie, Antonio. Dico, non sono andato in vacanza, o lavoro o in ferie, sono in ferie, non in vacanza. Ma non in vacanza, la scelta peggiore che si può fare, perché uno si sputtana tutti i giorni. Vabbè, signor Zoro, ma perché scusa, Antonio, perché non vuoi stare ad Aosta? Non è che non voglio stare tu non vuoi stare ad Aosta. Io ritengo il provvedimento del CSM un provvedimento punitivo, penalizzante, e anche con ragioni politiche, se vogliamo dirla tutta. Ragioni politiche, cioè nel senso che l'hanno messa lì perché lei si è candidato? Perché mi sono candidato, perché sono un... Sei comunista. Diciamo, un po' controcorrente, un po' perché mi sono messo spesso contro le idee prevalenti. Ma se lei si fosse candidato se lei si fosse candidato con il PD, l'avrebbero mandato ugualmente ad Aosta, oppure magari un posto più comodo? Se fossi stato candidato del PD sarei in Parlamento. Questo è vero, Signor Zoro, a lei dove piace andare in vacanza? A Brasilia. No, Brasilia. piove a Brasilia. O in Sicilia, a Salina. Non lo so. Ma dove vai in vacanza normalmente, Zoro? Io, Cupra Marittima. Cupra Marittima, vicino a San Benedetto del Tronto. Dove piove sempre. Fa tendenza. Spesso d'estate piove, sì. È un po' la Brasilia, diciamo. È un po' la Brasilia dell'Adriatico, sì. Sì, esattamente. Sì. Senti, hai saputo del decreto legge di Nito Palma? Sì, hai sentito. Secondo te? Coerente, diciamo. Coerente? In che senso? Coerente con le posizioni di Nito Palma. Cioè, potevi dire una peggio? Mi sorprende che il PD che ha fatto accordi e alleanze col PDL sia sorpreso e scandalizzato. Ma lo ha scritto per lei, perché dice che le dichiarazioni pubbliche e i comportamenti di un magistrato che minano la sua imparzialità devono rientrare tra gli illeciti disciplinari da sanzionare con un trasferimento d'ufficio, la sua memoria. Tipo Aosta. Ma non credo che da questo punto di vista il mio problema è stato già... risolto, diciamo, spedendomi da Aosta. È già stato eliminato. E quindi il problema non riguarda me. Basta. È un provvedimento che vuole colpire tutta la magistratura imbavagliando. Secondo te, Zoro, l'hanno con Ingroia? Beh, un po' di qualcuno che ce l'ha con Ingroia c'è, insomma. Poi... Chi è che ce l'ha con Ingroia, signor Zoro? Beh, non, diciamo che si è esposto molto, insomma, quindi sia da destra che da sinistra, dopodiché pure lui politicamente, nel momento in cui è diventato un politico, oltre a essere Ingroia, insomma, per quello che lo conoscevamo, affronta tutti i rischi della politica, insomma, no? Quindi, ma ha fatto bene a affrontarli? Ma insomma, anche stando ai risultati, non tantissimo, però se ci ha creduto e ci crede, sì, per carità. Mi manca il passaggio quello da Rivoluzione Civile a Azione Civile, ammetto di averlo capito poco, però... Cioè, perché ha cambiato nome il partito-movimento? Differenze, se... Vabbè. Signor Ingroia, ma lei è preoccupato per Massimo Ciancimino, per l'arresto? Diciamo che le carceri italiane oggi dovrebbero garantire sicurezza in fronte di qualsiasi detenuto. Tra l'altro Ciancimino è stato anche in carcere per un bel po' su un provvedimento cautelare che noi della Procura di Palermo avevamo emesso. Quindi è tranquillo, deve stare tranquillo secondo lei, signor Ciancimino, e anche signor Borsellino? Chiaro che... Cimino ha diritto a difendersi. Certo. Tu dici che le carceri italiane sono tranquille? Provenzano, che è stato picchiato e drogato in carcere, secondo Sonia Alfano? So che c'è un'indagine alla Procura di Palermo su questo, si faranno tutti gli accertamenti. Ma parli ancora come se fosse un PM. All'epoca non emerse, fin tanto che me ne sono occupato io, non era emerso niente di effettivo e di concreto, però ci sono dei fatti nuovi, ho capito, e quindi Ma secondo te è possibile, teoricamente, che possa essere stato picchiato per non permettergli di per consigliargli di non collaborare? In Italia niente è impossibile, quindi, prima di dire però che è vero va verificato.
Quindi anche che Napolitano vada a testimoniare al processo Stato Mafia è possibile? Quello credo che sia praticamente doveroso. Doveroso? Ma sì, secondo doveroso lei... è da escludere. No, doveroso. No, io ritengo che dovrebbe farsi, va considerato che la deposizione di Napolitano non riguarda le famigerate ormai distrutte intercettazioni telefoniche, che lei ha ascoltato. Senti, ma dopo Brasilia tu fai un saltino a... fa Rio, fa San Paolo, fa il giro classico. No. Sabato sono già in Italia. Ma perché, scusi? Ma lei è in ferie da Aosta? Scusi, si faccia il giro del Brasile. Ha fatto un bagnetto. Ho altri impegni. Niente, non ha fatto neanche un bagno. Convegni, dibattiti, come quelli che faccio qui. Ma che noia, signor Ingroia. Ogni tanto, vai lì, ci sarà donne pieno di tanga e... C'hai un altro impegno alle Seychelles. Sì, infatti, perché sono a Cuba. Dov'è il prossimo, signor Ingroia? Però si userà semplicemente a Palermo. A Mondello, certo. Vabbè. Senta, ma è vero che non vuole andare da Aosta perché non le piace la fonduta? Ma non è vero. No, invece mi piace tantissimo. No, l'ha messo in mi giro piace la voce... gastronomia, mi piace la gastronomia valdostana. Sì, sì. Dice Nitto Palma. I cittadini Palma, valdostani sono bravi colleghi alla procura di Aosta. La questione non è Valdaosta. Non è quella. Sarebbe stato anche Bolzano o Trieste o... Cioè, e se fosse Brasilia... Il punto è sempre a cosa si manda a fare un magistrato che posso essere ovviamente criticabile per tutto quello che ho fatto in magistratura e fuori, ma comunque ho fatto 25 anni di indagine antimafia. Se devo essere ricollocato in magistratura, mi si mandi a fare cose di mafia. Di mafia, questa è Radio 2, questo è Il Giorno da Pecora, l'unica trasmissione da Brasilia. Renzi: l'Italia tornerà a crescere quando tornerà il bipolarismo. Che c'è già, il problema è che dentro al PD. Pecora, 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 un giorno da pecora. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. E caro il mio anziano Claudio Sabelli Fioretti. Oggi con noi c'è Zoro. Zeta che vuol dire Zoro. Più grande blogger italiano, conduttore di Gazebo, sul nostro account Twitter, un giorno da pecora con uno come numero, c'è Davide Campione che dice, scrive tutto quello che diciamo noi, quello che dice il signor Zoro, anche quello che dice il signor Ingroia, e l'hashtag di oggi è come sempre Pecorai. Pecorai, corai, corai, corai. Corai, corai, corai. Senti, Zoro, tu che sei un fine analista politico, quasi quanto Verderami per dire, forse anche un filino di più, ma secondo te la ricomparsa in scena di Bersani può aiutare il PD a perdere i ballottaggi? Guarda, intanto devo dire che me la sono persa colpevolmente, è stato un momento alto, dopodiché ho visto pure invece l'altra ricomparsa, che in realtà non è quasi mai scomparsa, di Veltroni in un faccia a faccia fantastico, con una roba di un... Di è una... stato sveglio tutto il tempo lei, signor Zoro. Sì, no, ma l'ho trovato per una cosa di un'arroganza, ma contenta, cioè come dire, no... Chi era arrogante? Tutto lo studio, cioè era un onanismo democratico esibito, no? E mi è piaciuto, cioè una cosa assolutamente di cui non si sentiva l'esigenza, fatta come se fosse il confronto del secolo. Ma chi era il più onanista? Lì era tutto, forse Mentana alla fine, l'onanista... Però era tutto, come dice Walter, come dice Fabrizio, no? Perché Fabrizio e quindi Walter... È dropping name quello, no? E comunque Bersani ha detto che va pure al cinema, che volete di più? Ha visto La Grande Bellezza. Chi? Bersani. Grande Bellezza. E gli è piaciuto? No, ha detto che è presuntuoso il film. Lei l'ha vista La Grande Bellezza? Io sì, l'ho visto. L'ha vista? Le è piaciuto o presuntuoso? Molto bello. Allora, domanda seria? Dal punto di vista proprio è bello, la bellezza ovunque. Ha un sacco di cose, proprio mi sono sfuggite. Quando è arrivata La Santa, della Santa, là ho detto, vabbè, sto film potrebbe durare 7 ore e mezza e non ce ne accorgiamo. Quindi non lo so, perché forse non l'ho capito io. Forse è un giudizio dico, buono. Eccessivo. Eccessivo. Un po'.
Senti, sì, ma vai, quando prego. Tu dici queste cose molto simpatiche nei confronti di Barca o di... Era niente. Certo, cioè, come ti trattano? Si incazzano? Cioè, ti telefonano? Qualcuno può succedere, no? Ora, nella fattispecie Barca, per esempio, è stato... Io sono andato con molta speranza, molta così, buona volontà, a vedere Barca in una sezione a via dei Giubbonari, dove presentava la sua memoria. Sì. E poi ho fatto un servizio a Gazebo dove insomma facevo vedere, cercavo di rendere pubblica una certa difficoltà nella comprensione di quello che dice. Esatto. E con gente che cadeva stecchita come mosche intorno a Barca, e tra Barca spiegava l'addendum, insomma, cosa spiegava? L'addendum. Non sai neanche cos'è l'addendum, però Annarella, lei capisce quando parla Fabrizio Barca? Oh sì, a me le piace. Le piace Barca? È bello Vertroni che ci ha rovinato lui e D'Alema. Però Barca. Senti, Azzorro! Ti piazza in corpo! Berlusconi! A me? Ma che ha fatto? Ma guarda, sono d'accordo. Signora Annarella, collegato. Ma te sta bene, Bersani? Bersani è un uomo onesto. Ma lo so, ma c'è. Come quelli che sono tutti scarti di galera. Ma io ho detto di no, però non c'è più. Che devo fare? Ma io lo vedo, perché io dal partito lo vedo. Lo vede. Signora Annarella, c'è collegato dal Brasile Antonio Ingroia. Lo conosci? Le piace? Oh, mamma mia, bella. Il candoso della acchiappa questo. In Brasile. In Brasile. Lo conosce, signora? In Brasile. Lo conosco, sì. Se andando a fare pure la fotografia con quello. Signora Ingroia, lei la conosce Annarella? Ci ha fatto la fotografia. Certo, ci siamo incontrati. Dove vi siete incontrati, signor Ingroia? A Palazzo Chigi. Allora si incontrano, si danno l'appuntamento a Palazzo Chigi. Fuori, perché signor Ingroia a Palazzo Chigi non c'è ancora entrato né c'è nada, te preoccupa. Annarella si incontra io stavo fuori a Palazzo Chigi e lui è passato. E allora poi ho chiamato e ci siamo fatti pure la fotografia. Esatto. Ricordo. Perché ricordiamo, il signor Ingroia è rimasto fuori da Palazzo Chigi, non è entrato né per fare il presidente né per arrestare qualcuno. Davanti a Palazzo Chigi. Certo. Signora Annarella, ma lei è della Roma o della Lazio? No, sono laziale. È da Lazio? Bianca Celeste. Bianca Celeste. Bianca Celeste. L'altro giorno sono andata giù col giacchetto celeste e la maglietta bianca. Sei andata alla partita? Ai paraculi di romanisti e soffiate grande il culo. Io dico, c'è qua Zoro. Come se l'avesse fatto, direi, no? Non c'è bisogno di insistere. Scusi, però Annarella, di solito i tifosi della Lazio sono di destra. A me mi frega che io sono di sinistra. Sanno che io sono di sinistra. Ma secondo te è vero che quelli della Lazio sono di destra? Sono tutti mischiati, sia di qua che della Nuttama di Frottole. Esatto. Ma perché ci sono fascisti anche nella Roma? No, perché i romanisti sono tutti rossi, ma c'è cannate. No? Esatto, cannate. Signora Annarella, lei in questo momento che fa così freddo, ha rimesso il piumone? No, quello della Russia. No, il piumone è quale? Della Russia? No, sono quello più leggero. Che è il piumone della Russia? No, il piumone della Russia, della Russia. Ma cos'è della Russia? Ma non lo so. Annarella, che è il piumone della guerra di Russia? Io sono di Russia, mio figlio è nato di Russia. Ah, certo, e quindi, signor Zoro, lei l'ha rimesso il piumone questi giorni? No, io mostino a pensare che ancora sia tranquillo. A Zoro? Eccoci! Quando si vedevo? E quando te pare, tanto se vedemo sempre. Là. Davanti a Palazzo Chigi? Io sto là. Ma fatti, non te ne aspetta. Ma senti, ti piace sto governo, Annarella? Mi piace sì, io ho detto io a Bertani da Metteletta, ti va bene? È colpa tua. Quando che Bertani dava le dimissioni io stavo là e lui è arrivato, gli ho detto senti, se tu te ne devi andare, metteci letta. Io ti ho detto mille volte, devi aver porto duro, che questi sono tutti paraculi. Ma gli ha detto pure di metterci Alfano? Ma fatto fregare. Pure il napoletano, perché Annarella... lui voleva andare al voto del fiducia e il napoletano non ce l'ha fatto fare. Sì, Annarella, il signor Zoro le chiede se le ha detto a Bersani di mettere anche Arfano, che sarebbe Alfano. Lo sa che gli ho detto Arfano. Che gli hai detto? Senti, allora l'ho incontrata a parte che sotto del Parlamento, dove si scende le scalette, no? Sì, dove si scende. Ho chiamato, ho detto... Aspetta, come l'ho chiamato? Abbadoglio. L'hai detto Abbadoglio, gli hai detto. E Arfano? Io ne ho dette quattro, una più dall'altra se ne è scappato. Mo devo dare un cazzotto da capoccia a Brunetta. No, Brunetta no. Il pallonari, che l'altro giorno ha mortificato a Bordrini, come più da... No, adesso... Poi lui lo sa che fa. All'autista, quando che mi vede a me, all'autista ci dice, venga più a parte di sotto. E l'autista si piscia sotto da lì.
Ma è per dire, signor Ingroia, ci lasci con l'ultima immagine di Brasilia. Com'è il tempo? Ci dia una c'è parola. Una scuola di samba che sta passando davanti. Sì, sì, Brasilia si sa che ci sono il sambodromo, vero? Sta ancora piovendo. Piove. Metteremo un che vuoi, l'ombrello e usciremo fuori. Ma ci sono i viados a Brasilia? No, no. Che domande fai? Chiedo. In Brasilia non ci sono. Ci stanno i calciatori a Brasile, non sono luoghi che io frequento. No. Che ha mangiato? Ci dica una cosa che ha mangiato in Brasile, signor Ingroia. Feijoada. Signor Ingroia. Ricorda soltanto molta frutta. Ma è stanco? Cos'è il fuso orario? Mango, papaya, ananas. Mango, è quello che lei dice per ora. Ho assaggiato un po' di caipirinha. Ecco, forse è troppa. Signor Ingroia, grazie. Buona Brasilia, arrivederci. Sentiamo, possiamo sapere che a Brasilia piove. Ricordo soltanto molta frutta. Torna da noi, torna da Aosta, Ingroia. A Brasilia, nonostante il meteo, c'è qui con noi oggi Zoro. Mazzetta che vuol dire Zoro. Il più grande blogger italiano, conduttore di Gazebo. Ci sarà anche l'anno prossimo Gazebo? Noi siamo tonici, insomma. Sì, tonici. Al di là della durata di Gazebo, di cui ci frega fino a un certo punto, ma questo governo, secondo te, dura di più di Gazebo? Beh, deve superare le 12 settimane, in avanti, sì. Quindi se guarda, io penso barra temo di sì. Che governo... Pensi barra temi? Cioè io penso che sembra durare, anche se tutti i giorni sembra lì per cadere, ma questi sono democristiani forti. Entro i 18 mesi, secondo te, si faranno le riforme, come dice Don Letta? Ma che ne so, oggi intanto ne è passato uno di mese, Certo, appunto. Annarella, quanto dura questo governo? Ma che sta da Portaiella, tutte e due? Ma magari porta bene, che ne sai? Ma tu conosci la politica, Zorro? Non ci ho mai capito molto, ma ammetto. Sei con me, Zorro. Annarella, quindi tu fai il tifo per il governo delle larghe intese, insomma, no? No, fai il tifo per Berlusconi. Lascia perdere larghe intese, si è dovuto far così, noi larghe intese. Ma tanto adesso Renzi ve lo fa cadere. Renzi ve lo fa cadere. Ma non fa cadere niente, siete tutti chiacchieroni. Ma non le piace Renzi, signora Annarella? Sì. Pure Renzi. Pure con lui le fotografie. Ma ti piacciono tutte, però? Con quello che sta al Senato. Ma chi non le piace? Solo con me c'è una foto. Stefania Pezzopane, quanto dura il governo Letta? È un po' dura. Un po' dura. Perché lui ha detto 18 mesi un mese fa e oggi dura di più. Di più di 18 mesi? Lo vedi? Quanto dura? Sì. 2 anni? 3 anni? Un paio d'anni. Un anno e mezzo, non lo so, questo è difficile dirlo. Signora Pezzopane, lei è senatrice del PD e candidata come membro della giunta delle elezioni delle immunità parlamentari, che però non si è ancora insediata. Esatto, sono andata all'orario previsto e poi mi hanno detto no, rivattene che non è chiuso. Niente. Non c'era nessuno. Non c'era nessuno. E quando ci ritorni? Forse mercoledì. Mercoledì a che ora, per sapere, così uno arriva puntuale? Non lo so, perché la convocazione ufficiale ancora non c'è. Senti, ma tu sarai chiamata ad esprimere la tua opinione su un tema cruciale. Cruciale. No? Secondo me, se fossimo in un consiglio comunale, dopo 3 assenze in un consiglio comunale si decade. Sì. Berlusconi in un consiglio comunale sarebbe già decaduto perché ha fatto un sacco di assenze. Cioè, stiamo parlando della ineleggibilità di lui. Sì. Per dire. Ineleggibilità. Io mi sto studiando bene le carte. Cosa ha capito da questo studio che sta facendo? È eleggibile o ineleggibile? Allora, secondo me la legge famosa del 57 è una legge antica. Del 57, certo. Sì, esatto. Ma nel frattempo è cambiato il mondo e soprattutto è emerso il conflitto di interessi. Il Parlamento non ha saputo fare la legge sul conflitto di interessi e quindi ci dobbiamo esprimere sulla base di quella legge. Quella del 57, la legge è quella lì come i semafori, non è che passare col rosso se è allora, vecchio. Molti osservatori dicono che una volta... che già il Parlamento si è espresso una e più volte sull'ineleggibilità di Berlusconi dicendolo sempre eleggibile. Ora però sono intervenuti dei fatti nuovi a mio giudizio e su quelli mi voglio un po' documentare, in particolare l'ultima vicenda giudiziaria di Berlusconi, in cui negli atti proprio dell'inchiesta si dice chiaramente che lui controllava e gestiva direttamente
delle sue aziende. Queste sono nelle motivazioni della condanna di secondo grado del processo Mediaset. Quindi stiamo studiando, sia io che Casson che gli altri rappresentanti, sì. Appena avremo le carte avremo modo di... Sì, ma... Quindi a naso direi che se fosse per te è segnato. No. Adesso non mi posso pronunciare perché una corte, no? È certo, è una corte, però... Si è capito lo stesso, scusa Zoro, hai capito tu, no? Sì, più o meno sì, dai. Che dice la Pezzopane secondo lei, signor Zoro? È che sta studiando, però. Sta studiando le carte. Fatemi studiare, dai. Studia. Senti, vediamo un po', però se... no mi fanno il processo come quando ho votato Marini, me lo fanno in anticipo, no? Quando non ho votato Marini. Sì. Stefania, su questo invece non ti faranno il processo perché tu devi dare assolutamente un consiglio al tuo collega parlamentare, Brunetta, che se la prende sempre quando la gente gli ricorda che è basso. Ora... Sì. Siccome tu, come dire, sappiamo che... No, io non me la prendo. Tu non te la prendi, insomma, no? Tu sei, e sei alta come Brunetta? No, o sei più alta? Meno, sì. Di meno di Brunetta? No, meno no, cavolo. Ma poi sei donna, no, quindi... Signora Pezzopane, ma sta parlando col viva voce? No, telefono, è proprio una cabina? No, sto in viaggio, È il viaggio. Ma, insomma, tu a Brunetta gli vorresti dare la tua solidarietà oppure vorresti dargli un consiglio? A Brunetta, smettila, chi se ne frega? Sì, io direi a Brunetta, smettila, chi se ne frega, finiscila di fare ste storie e guardiamo a cose più importanti. Tanto a me me ne dicono, mi scrivono su Facebook, me ne dicono di tutti i colori. Cosa le scrivono su Facebook, signora Pezzopane? Una volta mi hanno scritto brutta racchia nana. Brutta racchia nana. Poteva andare peggio, io no? Beh, insomma, con quelle faccettine, come che si chiamano? Gli emoticon. Però Brunetta dice che lui è come Balotelli, cioè lo attaccano per il fisico, nel senso che Balotelli perché è nero e Brunetta perché è basso. Ma insomma, sono due cose molto diverse. Diverse. Sì, molto diverse. Ma quindi ci gioca secondo lei Brunetta? Guarda, c'è anche una bellissima canzone di De André che tratta la materia. Certo, no? Ce la canta un pochino? Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo ricorda? No, è il pezzo più bello del dotto, te lo ricorda? Mi sfugge, non ce la vuole dire. Senta, signora Pezzopane, ma Mattarellum, Porcellum o Porcellinum? Che legge elettorale vuole? Tutte e tre una schifezza. Comunque meglio il Mattarellum, dai. Ah, quindi ha firmato la mozione di Giachetti, no? Perché era no, la Camera. No, giusto al Senato. Certo. Al Senato. Allora, chiaramente sono tutte e tre inadeguate, però se dovessi scegliere tra le tre preferirei il Mattarellum, che almeno fa scegliere un po' più direttamente l'eletto. Comunque adesso stanno facendo il comitato dei 40, poi delle corte di costituzione, cioè il referendum. Tempo poi... 18 mesi è fatta. Sì, non da destra, 18 mesi da fine settembre, però insomma... No, secondo me la cosa è un po' più complicata, perché nel documento c'è scritto che prima si fanno le riforme costituzionali, poi si fa la riforma elettorale. Quindi la vedo un po' più complicata. Forse lei riuscirà a capire prima se lui è eleggibile o ineleggibile di quando si farà la legge elettorale. Secondo me sì, avverrà prima. Stefania, ti ha scritto George Clooney? No, non mi ha scritto. Però che lazzaroni, veramente. Però, prima baciano. Non si sopporta sta cosa. Neanche una cartolina. Niente. No. Ma sa come è fatto Giorgia così? E non è con lei, lo fa così con tutte, no, signora Pezzopane. Vivo di ricordi. Lo so. Signora Pezzopane, lei conosce Zoro che è in studio con noi oggi? Sì, ciao Zoro. Ciao Stefania. Siete proprio amici? Sì. Dove vi siete conosciuti? Indovina. È venuto un sacco di volte all'Aquila. All'Aquila, certo. Volte. Ha seguito tante manifestazioni, tante cose. Ma secondo lei Zoro è eleggibile o ineleggibile? Sì, lui è eleggibile. Eleggibile. Non è che sono entrati fatti nuovi, no. Hai letto gli atti? No, Gazebo mi sembra con titolo aggiuntivo per la sua eleggibilità. Ecco, vedi? Certo. Ah, tu dici che il Gazebo è bello, quindi? Sì, mi piace tanto. Bravo. La scena cool è quando prendono Lombardi e Crimi che si guardano. Ah, il Quirinale. Quella proprio... Gli sguardi Lombardi. Lo sguardo. Parlandone da vivi, perché adesso sia Crimi che Lombardi ci lasciano come capogruppi. È un peccato, perché quella simpatia della Lombardi è un peccato perdere. Travolgente. Sì, tutti e due. Sono stati una grande coppia, però. Sì, ho saputo che oggi ha insultato Rodotà. Vabbè, ma sono cose ormai... Senti, Zoro, ma secondo te tu sei uno che ha inventato un modo nuovo di fare il giornalismo o sei un cialtrone e basta?
Ma io ovviamente mi sento più la seconda che la prima, però alcune cose uno semplicemente raccontando le passano per giornalismo, quindi si vede che il giornalismo ufficiale è più cialtrone di quello. Tu dici che fare il giornalista basta per... No, io questo faccio, ecco, uno racconta quello che vede, anche e soprattutto all'Aquila quando ci sono stato, però insomma... se con Stefani ed altri aquilani è nato un ottimo rapporto, si vede che l'Aquila non è stato raccontato benissimo spesso. Signora Pezzopane, ci conferma che avete trovato l'accordo almeno sul presidente della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che sarà Dario Stefano di SEL? Io propendo per questa tesi, c'è ancora qualche perplessità, ma ormai dovremmo avercela fatta. Ce l'avete fatta, almeno questo. Stefano, Stefano con l'accento sulla A, sì, mi raccomando. Sì, sì, sì. Signora Pezzopane, grazie, continui a studiare, ci faccia sapere. Studio, sono una secchiona. Secchiona, certo. Signora Narella, secondo lei lui è elegibile o ineleggibile? Ineleggibile. Ineleggibile. Sarà tristata? È diventata triste? No, ci ho sentito questa, ma chi è? Ma come chi è? La Pezzopane, andare. Sei un po' rimbambita, diciamolo, andare. Signora Narella, grazie, buona giornata, arrivederci. Ciao, vieni là fuori che poi te vedo io. Ecco. Ha capito? Ha capito. Chi ha capito? Non lo so, insomma. Sai cosa? Io ricordo solo tanta frutta. Tanta frutta. Questa frase mi rimarrà scolpita. Di Ingroia, il mango di Ingroia. Ricordo solo tanta frutta. Sì. E sai cosa, signor Zoro? Capito, cioè, sono questi giornalisti televisivi non si capisce. Ma noi quando incontriamo questi giornalisti, chi chiamiamo? Il divino Telma! Rispondi! Rispondi! Prendi il cellulare tra le mani. Divino Telma, buongiorno. Divino, come state? Dove siete? Cosa fate? Vi salutiamo e benediciamo da Montecatini Terme a Matisse. È andato a fare le terme. Al lavoro, da Montecatini Terme, sta facendo i fanghi? I fanghi, sì, cosa fa Divino? I fanghi per le caviglie. Che immagine, il Divino sotto i fanghi. Siamo qui su invito di persona Chi? Che desidera una nostra consultazione, naturalmente per affrontare gravi, incombenti problemi della Toscana. Ma ci sono anche discepoli? Sì. C'è un certo numero, di discepoli specializzati. Specializzati con interme o...? No, sono specializzati... nelle dinamiche propulsive che stiamo affrontando. Volevo ben dire. Certo, gli specializzati di dinamiche propulsive. Senta, in studio con noi oggi c'è Zoro, più grande blogger italiano, conduttore di Gazebo. Noi vogliamo sapere da lei, che vede nel futuro, se il signor Zoro condurrà mai la trasmissione radiofonica 61 Zoro. La domanda è come sempre acuta, penetrante. Suggella un alto livello propositivo. Abbiamo suggellato, non l'avrei detto. Io ti ho detto, chi non conosce questo Aedo, umbratile, si fatelo parlare. Roma, 28 ottobre 1969, noi gradiremmo la conferma dell'ora natia. A che ora è nato? Ma Zoro? Sentivo alle 7 di mattina. Che precisione, Divino, 7 di mattina ha detto. Ti svegliavi così presto? Le 7 di mattina. Cosa fa, digerisce, Divino? No, ma l'orogramma certamente... È l'orogramma che rutta? Una certa acribia, perché qua... Ah, c'è l'acribia? Arco cane. Abbiamo questa quadratura di Venere. È buona la quadratura di Venere. Questo non può... No, veramente è una... Se non capisci niente, Giorgio, taci, no? La quadratura di Venere introduce un elemento di dissonanza nel campo di Cupido. Dissonanza nel campo di Cupido. Anche di Cuperlo. Però... Però abbiamo il sestile di Plutone, parlare del trigono del Sole. Io non potevi dire subito. Detto tutto questo, il signor Zoro condurrà 61 Zoro? Il logogramma che delinea una prospettiva ridondante di desuete piacevolezze. Può anche dire no, eh? No, beh, aspetti. Lui è nel futuro. Non è un'opinione. Una linea che si ripana. Con levità. Con levità. Sei divana. E abbiamo anche un coerente tratto identitario. Divino, sta per iniziare la parata del 2 giugno. Il soggetto inquisito qui consta potere assumere le
decisioni che riterrà più congruente. Sì, pertanto che, dipenderà soltanto da una sua scelta. Ma che vuol dire? Decido io, la previsione è che decido io. Ma invece deve... no, è un'ottima previsione, lascia fare. Divino, grazie, buonanotte. Grazie, Otelmo, come direbbe Le Mani. È una vergogna. È divino, deve vedere nel futuro, non dare un'opinione. No, invece, beh, guarda, invece ha detto una cosa molto importante. Senta, signor Zoro, com'è stato il tempo passato qui con noi oggi? No, no, è questa cosa poi mi è venuta in mente Le Mani che... Otelmo. Sì, Otelmo era figo. No, no, sì, non l'avete sentito, hanno detto che siamo il divino Telmo. Mago Telmo, sì. Com'è stato il tempo? Com'è stato? È passato. Mi sono messo la felpa, mi sono levato la felpa, non ho capito bene che temperatura abbia qua dentro, ma è andata, no? Silvio Berlusconi, lei che come giudica il tempo che ha passato all'ascolto? Tempo perso, secondo me è tutto tempo perso. Grazie, grazie Presidente, sempre delle belle parole per noi. Grazie a Zoro, il più grande blogger italiano, il conduttore di Gazebo.